Chiedichiera di questa settimana è dedicato a uno dei grandi registi italiani del dopoguerra, uno di quelli che ha fatto innamorare del cinema italiano tutto il mondo, e uno di quelli che ha raccontato meglio la realtà del nostro paese dal punto di vista politico, sociale ed economico. Ed è scomparso da poco ed è il motivo per cui questo è un omaggio ancora più sentito. Chi era Francesco Rosi? Francesco Rosi era un regista, sceneggiatore, anche attore italiano, napoletano, nato a Napoli il 15 novembre del 1922 e morto a Roma il 10 gennaio del 2015. In carriera ha vinto una Palma d'Oro, ha vinto un Leone d'Oro, ha vinto un Orso d'Argento, ha vinto tre Nastri d'Argento e ben 10 Davi di Donatello. Come molti registi della sua epoca, cominciò in modo piuttosto particolare, studiò giurisprudenza, tra l'altro, curiosità, era compagno di liceo dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha studiato giurisprudenza e poi ha cominciato a interessarsi di arte e cultura, illustratore di libri per bambini, poi vicino alla radio, al giornalismo radiofonico, dove conobbe molti dei suoi collaboratori. Nel corso degli anni, soprattutto collaboratori alla sceneggiatura come Raffaele La Capria, da lì comincia a frequentare il mondo della cultura e dello spettacolo, il teatro e poi il cinema come assistente, soprattutto per Luchino Visconti. Il cinema lo appassiona e comincia a lavorare, assistente alla regia, aiuta la regia per grandi autori, per grandi maestri e poi sempre più vicino al grande passo. Il primo grande passo è quello di aiutare Vittorio Gassman nella regia di Keen, Genio e Sregolatezza, che poi lo porta ad esordire come regista da solo in La Sfida. Perché il motivo per cui raccontiamo ancora e amiamo ancora Francesco Rosi è sostanzialmente perché ha inventato il film inchiesta e il cinema civile. Cosa si intende con questo? Ovvero affrontare il cinema, affrontare l'arte cinematografica con i mezzi del giornalismo per fare quello che fa il giornalismo, ovvero raccontare la verità, raccontare i fatti, analizzarli e soprattutto cercare di creare dei cittadini migliori, più consapevoli, che possano prendere le loro scelte dentro le urne, sostanzialmente, nella maniera migliore possibile. Lui decide di farlo attraverso il cinema e lo fa appunto fondendo i mestieri diversi, fondendo l'intervista con la ricostruzione cinematografica, fondendo la ricerca documentaria con l'invenzione artistica, l'invenzione filmica. E in questo rivoluzionerà il cinema mondiale. Se adesso si girano delle docufiction, lo si deve a lui, è lui l'inventore della docufiction, è lui l'inventore del raccontare la realtà attraverso la finzione e viceversa, ovvero inventare, creare delle forme artistiche rappresentative molto alte attraverso però elementi di forte realtà e questo è l'acido più grande che arriverà poi in un momento storico preciso, cioè tra gli anni 60 e gli anni 70, quello in cui i grandi fatti, i grandi eventi della politica italiana accadevano in quel ventennio e lui ebbe la possibilità di raccontarli. Grandezza del suo cinema non era solo di, come dire, esporre dei fatti e coinvolgere lo spettatore attraverso questa esposizione, ma anche quello di far sentire in un certo senso il peso di alcuni elementi, di alcuni materiali, il peso, direi proprio sensibile, di alcuni elementi all'interno del mondo, della cultura, del mondo, della politica italiana. Il piombo della mafia, il cemento dei costruttori, il petrolio su cui si fondò una parte del dopoguerra italiano e su tutti, ovviamente, l'elemento per eccellenza della politica, il denaro. Lo fece mescolando, appunto, non semplicemente l'invettiva politica, l'arte oratoria, come fece e come seppe fare in quanto giornalista radiofonico, cioè qualcuno che con la voce e con le parole aveva a che fare, viveva di quello, ma soprattutto riuscendo a rendere questo una forte espressione artistica. Certo, il cinema civile, il suo cinema civile avrà degli alti e bassi, perché è un tipo di cinema che ha in se stesso dei limiti e dei difetti, per esempio il rischio di essere illustrativo, il rischio di
rendere semplicemente evidenti dei fatti e non cercare di riflettere, di scavare nello spettatore attraverso le immagini. Ma molto spesso, nei suoi film migliori sicuramente, ma molto spesso in tutta la sua carriera, Francesco Rosi, scusate, riuscirà ad evitare questo rischio con il suo talento, con la sua forza, con la sua verve. Da metà degli anni 70, da dopo la metà degli anni 70 in poi, abbandona, come dire, questo filone, abbandona il cinema civile, il film inchiesta, abbandona questa molto fertile commistione di realtà e immaginazione per dedicarsi ai romanzi, a temi più universali o metaforici, ma soprattutto alla trasposizione di opere letterarie. Cristo si è fermato a Eboli, oppure Tre fratelli negli anni 80, Carmen con cui affronterà l'opera che gli diede ancora successo, e poi via via il suo cinema declinerà, non solo per qualità, ma soprattutto come numero, come declinerà piano piano. Il suo ultimo film, nel 1997, La tregua, sarà anche, come dire, il suo addio fattivo al cinema, visto che la vecchiaia e le difficoltà gli impedirono di lavorare, ma in realtà la sua attività intellettuale sarà ancora lunga, proprio fino a pochi giorni prima della scomparsa. Quali sono quindi i tre film di Francesco Rosi da non perdere se volete cominciare a conoscerlo? 1962, Salvatore Giuliano, il film che lo fece conoscere a tutto il mondo. A tutto il mondo, effettivamente, il film vinse l'Orso d'Oro al Festival, l'Orso d'Argento, scusate, per la regia al Festival di Berlino, e quindi da lì venne poi conosciuto in tutto il mondo ed è uno degli esempi più alti di quello che dicevamo, cioè della capacità di mescolare come dire, le fonti, di mescolare la realtà al cinema, creando però un tessuto cinematografico che è molto simile, non gioca tra un po' la mimesi del materiale documentario con il materiale cinematografico, ma soprattutto è un discorso quasi teorico, come a dire la realtà e il cinema sono fatte della stessa pasta, sono fatte degli stessi elementi, e questo film lo dimostra. Innanzitutto l'idea geniale di fare un film su questa figura del bandito Salvatore Giuliano, in cui Salvatore Giuliano non si vede mai, non si vede mai in un primo piano, si vede a volte di spalle e si vede soprattutto come cadavere. E il film parte dal ritrovamento del suo cadavere e poi con una struttura narrativa straordinaria, che una delle grandi invenzioni di Francesco Rosi sarà proprio quella di costruire delle strutture narrative che vanno avanti e indietro nel tempo, che associano temi anziché seguire un percorso narrativo, che poi per tutti i 50 anni successivi sarà estremamente sfruttata. Non dico che lui sia l'inventore, ma è quello che l'ha, come dire, piegata in maniera più efficace per raccontare delle cose molto forti. E in Salvatore Giuliano non solo racconta come dire, il nascere della mafia così come lo conosciamo, soprattutto la mafia moderna, quella che ha a che fare con la politica, ma racconta tutti i retroscena della Sicilia del dopoguerra, di come la Sicilia fu il cuore per una rivoluzione e restaurazione, e qui il limite è sottile, nella costruzione dell'Italia repubblicana. Ed è un film che, come dicevamo prima, riesce a superare i limiti del film inchiesta proprio perché ha una grandissima potenza cinematografica. Basti vedere la sequenza della strage vera e propria che Morandini paragona ad Eisenstein, e la scena della madre di Salvatore Giuliano di fronte al corpo del figlio. Momenti in cui la grande costruzione filmica arriva a raccontare anche l'intimità. In questo film il macrocosmo dell'Italia e della Sicilia riesce a fondersi mirabilmente con il microcosmo degli esseri umani, con l'umanità delle persone, che sono elementi che in un cinema come quello di Francesco Rosi si possono perdere, perché per raccontare i grandi fatti politici si può tralasciare molto spesso il raccontare l'essere umano. In questo Rosi non lo farà quasi mai, in questo film sicuramente non lo farà. Insieme a Salvatore Giuliano, un altro film straordinario dell'anno dopo è Le mani sulla città, con cui vince il Leone d'Oro a Venezia. Qui racconta una storia a lui contemporanea, cioè quella degli anni 60, Napoli, la speculazione edilizia, il rapporto tra i costruttori, gli speculatori e la politica, la corruzione di Napoli, ma in realtà dell'Italia intera, raccontata, come dire, creando il modello per chiunque parlerà di politica al cinema o in TV anni dopo.
Pensate a una serie come House of Cards, forse il paragone può essere grande. Non credo che, insomma, Le mani sulla città è il film più celebre nel mondo di Francesco Rosi. Ma è pur vero che quel tipo di struttura, quel tipo di costruzione dei personaggi, quel tipo di respiro narrativo che ha la potenza anche della nuova serialità, parte da qui, parte dalle mani sulla città. Nei dialoghi, nell'uso della presa diretta, che è un'altra delle grandi invenzioni stilistiche di Francesco Rosi, c'è la creazione della tensione della vera politica, raccontare la politica come un thriller pur facendo sentire l'odore della realtà. Dico la presa diretta perché quasi nessuno in Italia usava la presa diretta se non in alcuni documentari, neanche i grandi maestri, si preferiva il doppiaggio e ricreare in studio i suoni e i rumori per una questione di praticità ma anche di libertà artistica, ma per il cinema di Francesco Rosi, i dialetti, le voci, la verità passava anche, come nel cinema delle avanguardie europee e nel cinema americano, passava dalla vera voce, dal vero suono dei luoghi, dalla vera presa diretta, del sonoro. E qui, nelle mani sulla città, nelle, scene al Consiglio Comunale, raggiungerà l'apice e anche, come dire, la forza cinematografica più pura, insieme al suono, anche l'uso della fotografia quasi espressionista in alcuni momenti della musica di Piero Piccioni, chiuderà il cerchio di un grandissimo film. Altro grandissimo film che è legato alle mani sulla città, 1972, il caso Mattei. E qui chiudiamo il trittico perché Orso d'Argento, Leone d'Oro, in questo caso Palma d'Oro, ex aequo con un altro film italiano di Elio Petri, ovvero La classe operaia va in paradiso. In questo film è il film, come dire, più estremo, più avanguardista proprio nel mescolare elementi di realtà, indagine, inchiesta giornalistica e ricostruzione cinematografica, l'invenzione dell'arte e la minuzia della realtà. In questo film Rosi, dicevo, dittico con le mani sulla città perché si racconta il lato oscuro del capitalismo. Lì si racconta il lato oscuro a livello, come dire, di affresco di Napoli. Qui un solo uomo, l'uomo che ha cercato di sconfiggere il capitalismo mondiale attraverso l'idea di un capitalismo di Stato. Mattei, Leni, anche qui come in Giuliano si parte dalla sua morte e si va a ritroso nel cercare di capire cosa è successo, come è morto e quali sono i significati oscuri di quella morte. E avanguardista soprattutto perché poi a tre quarti del film arriva Francesco Rosi, che aveva avuto a che fare con uno dei giornalisti ucciso probabilmente per le indagini che stava facendo su Enrico Mattei. Entra in scena lui perché? Perché in quel momento si sente ancora più forte la voglia del regista di sapere e la necessità di scendere in campo in prima persona con la faccia per mettersi in scena e per raccontare e per riprendere. In questo senso mi è venuto in mente il Tatti Sanguinetti e Franco Maresco di Berlusconi, una storia siciliana. Un altro grande film è anche un uso degli elementi cinematografici estremamente moderno, un montaggio serratissimo, alcune immagini potentissime, per esempio il viaggio in Africa e la scoperta del petrolio, e l'uso di una musica quasi elettronica, quasi come dire, rombante, martellante. Un trittico di grandi film che non solo vi faranno scoprire un grande autore, ma vi faranno sapere molto, molto di più della storia politica italiana dal dopoguerra ad oggi. Questo era il mio omaggio umile ma sincero a Francesco Rosi. La settimana prossima si resta in Europa, ma si va al nord e parleremo, che anzi ci chiederemo chi era Ingmar Bergman.